Lo so, questo è un altro cambio di scenografia, un altro spostamento perché mi sono trasferita a Milano! Yeah! Quelli che mi seguono su Instagram sapevano già che mi ero trasferita in una nuova città, ma non avevo ancora svelato quale. Non per creare suspense o insomma marciarci sopra, non so nemmeno io, ma semplicemente perché ho avuto tantissimi imprevisti e questo trasferimento è stato molto più complicato del previsto. Dunque, questa è la seconda volta che io mi trasferisco in una città nuova. Non ho mai vissuto a Milano, ci sono stata pochissime volte, il più delle volte per degli eventi, quindi fiere, concerti. Sembrerà strano, ma quando ero giovane sì, andavo ai concerti, adesso le cose sono un po' diverse. Comunque, sciocchezze a parte, non è una città che ho mai pienamente vissuto, quindi per me è tutto completamente nuovo. Fa strano essere in una città così grande. Adesso è anche vero che sono qua da pochissimi giorni, quindi mi devo abituare, prendere la mano con un po' di cose. Però sono contenta di iniziare una nuova avventura, ma provo anche quella sensazione strana di terrore, perché comunque sono ancora più lontana dalla mia famiglia, sono qua con il mio compagno, oltre a lui non conosco nessuno, quindi sono completamente sola. Come vi accennavo, ci sono state poi un po' di difficoltà, soprattutto nel trasloco. Non che io avessi chissà quanta roba, però pur non avendo acquistato e pur non possedendo chissà quale corredo, diciamo, piatti, pentole, stoviglie, cose che stanno lì a prendere polvere in casa, che io detesto nella maniera più assoluta, il cosiddetto ciarpame. Comunque, nonostante appunto io non avessi tantissime cose, erano comunque tante, quindi è stato difficoltoso scegliere che cosa portare, fare effettivamente il viaggio, perché abbiamo fatto tutto solo io e il mio compagno, quindi non abbiamo avuto aiuti esterni, ci siamo arrangiati, cosa normalissima, però è molto pesante e sfiancante. E una volta che abbiamo trasferito tutte le nostre cose nella nuova casa, che abbiamo svuotato gli scatoloni, messo tutto a posto, abbiamo scoperto che dovevamo lasciare quella casa in cui eravamo, in cui siamo stati, boh, 2 giorni, 3 giorni. È stato uno shock perché non ce lo aspettavamo. Non voglio entrare nei dettagli perché comunque si tratta di una cosa personale, poi non è questo l'importante. Però quando vi ho accennato su Instagram che dovevo traslocare per la seconda volta in una settimana, alcuni di voi mi hanno raccontato esperienze molto molto simili e non mi aspettavo che questo potesse succedere. È vero che non ho chissà quale esperienza, diciamo, di traslochi. Io ho traslocato 2 o 3 volte con la mia famiglia e non l'ho mai vissuta in maniera traumatica, proprio perché c'erano degli adulti, delle altre persone a occuparsi del grosso, delle cose logistiche. Io vivevo la parte più divertente del magari fare le scatole e poi rimettere, togliere dagli scatoloni le mie cose e metterle dove volevo io. Quando 1 anno e mezzo fa mi sono trasferita per la prima volta in una città che non conoscevo per convivere con il mio compagno, non l'ho vissuta in maniera malvagia perché ero contentissima di poter finalmente fare questa esperienza di andare via di casa e soprattutto convivere con il mio compagno. Quindi anche in quel caso, nonostante lo stress di dover decidere che cosa portare via, di scatolare tutta la tua vita, organizzare, spostare, eccetera, è comunque stata predominante la parte bella e entusiasmante della faccenda. Mentre nel trasferirmi qua a Milano ho vissuto tutto il negativo che ci potesse essere del cambiare casa. Non perché io non sia felice di essere qua, di essermi trasferita in una nuova città, come vi dicevo sono molto entusiasta, poi Milano è una città che offre comunque tantissimo, ma perché ci sono state tante cose che si sono verificate. Proprio fra uno spostamento e l'altro è venuta a mancare anche mia nonna, quindi sono poi dovuta tornare giù per stare insomma con la mia famiglia. Sono successe tante
tante cose che si sono sommate, quindi per me sono state settimane molto molto pesanti. E come vi dicevo, non pensavo potesse accadermi di essere, tra virgolette, cacciata dalla casa in cui mi ero appena trasferita, in cui ancora non mi ero nemmeno abituata completamente. È stato uno shock, mi ha molto traumatizzata, anche perché abbiamo avuto pochissimo tempo per trovare una nuova sistemazione dal momento che dovevamo iniziare comunque a lavorare. E quindi ho traslocato ben due volte in una settimana, nel giro di 4 giorni, e non lo consiglio a nessuno, è molto molto stressante. Ne sto un po' risentendo anche con la salute, un po' perché in questi giorni ha sempre piovuto ovviamente, e pioveva di rotto tutte le volte che dovevamo scaricare gli scatoloni, giustamente, e ho un po' di mal di gola, quindi se mi si abbasserà un po' la voce o ce l'avrò un po' nasale, non lo so, non mi sento nemmeno io più di tanto bene. Nel senso proprio che non ci sento come una vecchia. È per questo motivo qua, fra lo stress, il clima, insomma, dove ero prima si girava con una giacca leggera, qua fa veramente freddo, tant'è che l'altro giorno ho messo un maglione di lana, quindi anche questo sbalzo di temperatura, non so, è stato tutto molto traumatico. Quindi in questo momento sono in una fase in cui devo capire che cosa ho attorno, che cosa fare, e soprattutto sto cercando di riprendermi dallo shock. Non so nemmeno dove filmerò i video in questa casa. In questo momento mi sono appoggiata qua sul nostro grandissimo divano, come potete vedere, da una persona e mezza. Scherzi a parte, non so se questa rimarrà la postazione o meno, è più comoda per me, ma capisco che è un po' brutta da vedere. Adesso vedremo, cercherò di arrangiarmi, di sicuro non è la mia priorità in questo momento cercare una bella location per i video. L'importante per me comunque in ogni video è sempre il contenuto, non tanto l'estetica. Quello che dico penso sia sempre più importante di quello che vedete, motivo per cui molto spesso sono truccata poco, male, struccata e vestita da casa essenzialmente. Comunque, ciarle a parte, sono a Milano. Alcuni di voi mi avevano già vista quest'estate girare, e sapete che è inquietante quando mi scrivete "ti ho vista in questo posto, eri tu, mi sembra di averti visto in quest'altro posto, cioè mi sento osservata", non fatelo per favore, mi mettete ansia. Al massimo se mi vedete venite a salutarmi, non mordo, non succede niente, però scrivermelo dopo mi mette un pochettino, oddio, mi sento un po' osservata. E nulla, semplicemente mi sono trasferita, quindi sono un po' sparita, anche perché ho avuto problemi di connessione, insomma è stato un periodo tosto, penso che possiate immaginare, e adesso mi aspetta un nuovo capitolo, speriamo di sopravvivere anche a questa. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!